La giornata storica. Lo scorso venerdì, i giudici della Corte Internazionale di Giustizia hanno deciso di respingere la richiesta di archiviazione di Israele rispetto all'accusa di genocidio mossa dal Sudafrica. Hanno riconosciuto la plausibilità che alcuni atti commessi in questi mesi di Israele violino la Convenzione ONU sul genocidio e hanno ritenuto che ci sia sufficiente urgenza per ordinare misure provvisorie contro Israele. Contrariamente alle richieste del Sudafrica, purtroppo, non si fa riferimento ad un cessate il fuoco a Gaza, ma viene comunque ordinato a Tel Aviv di prendere tutte le misure necessarie per prevenire atti di genocidio. Non solo, perché la presidente della Corte Donoghue ha fatto inoltre richiesta a Israele di riferire alla Corte entro un mese e ha affermato che dovranno essere adottate misure immediate ed efficaci per consentire la fornitura di servizi di base e l'assistenza umanitaria necessaria ai palestinesi nella striscia. È impossibile minimizzare la portata politica di questa presa di posizione, che dà speranza a milioni di palestinesi di vedere finalmente riconosciute e condannate le atroci violenze che il governo israeliano sta compiendo non solo in questi giorni, ma in tutti questi anni, e che ridà dignità ad una corte, sulla carta imparziale, ma che negli scorsi decenni era sembrata solo l'ennesimo strumento nelle mani delle mire egemoniche occidentali. A mia memoria, mai uno strumento del diritto internazionale ha avuto tanto sostegno e popolarità, ha dichiarato Triestino Mariniello, docente di diritto penale internazionale alla John Moore University di Liverpool. Quello che sta succedendo all'Aia, ha continuato, ha un significato che va oltre gli eventi in corso nella striscia di Gaza. Viviamo in un momento storico in cui la Corte Internazionale di Giustizia ha anche la responsabilità di confermare se il diritto internazionale esiste ancora e se vale alla stessa maniera per tutti i paesi del nord e del sud del mondo. Ma oltre al profondo significato simbolico e politico, questa decisione potrebbe avere anche delle conseguenze immediate sulla vita dei palestinesi. E che se è vero che il processo vero e proprio comincia soltanto adesso e che per il verdetto finale ci vorranno forse anni, il tribunale, intimando il governo israeliano a prendere tutte le misure in suo potere per prevenire atti genocidiari, esercita una pressione politica tale su Tel Aviv che probabilmente lo indurrà a cambiare il suo modo di condurre la guerra. Con ogni probabilità, adesso la palla passerà al Consiglio di sicurezza dell'ONU. E vedremo se gli Stati Uniti perderanno definitivamente la faccia, mettendosi di traverso ad una decisione della Corte. In ogni caso, potremmo pensare a venerdì 26 gennaio 2024 come a un giorno di parziale vittoria, forse il primo di tanti, nella storia della resistenza e dell'indipendenza nazionale del popolo palestinese. In questa puntata vedremo le reazioni di Israele a questa decisione della Corte. Analizzeremo nel dettaglio l'impianto accusatorio del Sudafrica e quello della difesa israeliana. E infine parleremo anche di un altro filone processuale che potrebbe aprirsi. Stavolta la Corte di Giustizia Penale Internazionale, alla quale Messico e Cile hanno fatto richiesta di indagare sugli esponenti del governo israeliano per genocidio e crimini contro l'umanità. Il termine genocidio è stato coniato dopo la Seconda Guerra Mondiale dal giurista polacco di origine ebraica Raphael Lemkin. La sua campagna per il riconoscimento di questo crimine nel diritto internazionale portò all'adozione della Convenzione ONU sul genocidio nel dicembre del 1948. Scorso dicembre il Sudafrica ha accusato il governo Netanyahu di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia di aver violato l'articolo 2 di questa convenzione, ossia di aver commesso atti con l'intenzione di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale, in questo caso i palestinesi di Gaza. Come popolo che ha assaggiato i frutti amari dell'espropriazione, della discriminazione, del razzismo e della violenza sponsorizzata dallo Stato, siamo chiari sul fatto che staremo dalla parte giusta della storia, ha detto il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. Data l'urgenza e la gravità della situazione, il Sudafrica aveva chiesto alla Corte, in attesa del processo, di adottare alcune misure cautelari, che, come abbiamo visto, al di là del cessate il fuoco, sono state in gran parte accolte. Le reazioni non si sono fatte attendere. Il Sudafrica ha esultato, parlando di una riaffermazione dello Stato di diritto, e persino l'Unione Europea ha chiesto che queste misure vengano rispettate. Netanyahu ha invece definito come oltraggioso il comportamento della Corte, e il suo ministro della Sicurezza Nazionale, Itamar Ben-Gvir, ha definito, tanto per cambiare, i giudici dell'Aia antisemiti, affermando che le loro decisioni dimostrano ciò che era noto da tempo. Il tribunale non cerca la giustizia, ma solo di perseguitare il popolo ebraico.
Essendoci possibilità di appello, sta ora allo Stato ebraico decidere se adottare queste misure. Caso però che non si attenga alla sentenza della Corte, sta al Consiglio di sicurezza dell'ONU decidere se intervenire affinché Israele applichi effettivamente queste misure. A quel punto, data per scontata l'adesione degli altri membri del Consiglio alle decisioni della Corte, bisognerà vedere che cosa decide di fare Washington. Sì, avete capito bene. Sarebbe certo la prima volta che gli Stati Uniti si avvarrebbero del proprio diritto di veto al Consiglio di sicurezza per proteggere Israele, ma sarebbe comunque la prima volta in assoluto che lo eserciterebbero contro una decisione precedentemente presa dalla Corte Internazionale di Giustizia. Staremo a vedere. Per quanto riguarda il prosieguo del processo, l'elemento più difficile da provare per l'accusa sarà il cosiddetto intento speciale, e cioè l'effettiva volontà di Israele di voler distruggere in tutto o in parte i palestinesi di Gaza in quanto tali, e cioè in quanto palestinesi e in quanto abitanti di Gaza. È l'elemento più difficile da provare, ma credo che il Sudafrica in questo sia riuscito in maniera solida e convincente, ha dichiarato il giurista internazionale Mariniello in un'intervista rilasciata alla testata Altra Economia. La prova di questa intenzione sarebbero gli omicidi di massa, le gravi lesioni fisiche e mentali e l'imposizione di condizioni di vita volte a distruggere i palestinesi, come l'evacuazione forzata di circa 2 milioni di persone, la distruzione di quasi tutto il sistema sanitario della striscia, l'assedio totale dall'inizio della guerra, con la privazione di beni essenziali per la sopravvivenza, come acqua, viveri ed elettricità. Nella memoria di 84 pagine presentata dal Sudafrica ci sono anche numerosissime dichiarazioni esplicite di esponenti del governo e dell'esercito israeliano che proverebbero tale intento, come quella di Netanyahu, che all'inizio delle operazioni militari ha invocato la citazione biblica di Amalek, che sostanzialmente significa «uccidete tutti gli uomini, tutte le donne, tutti i bambini e tutti gli animali». Dichiarazione del ministro della difesa Yoav Gallant, che aveva dichiarato che a Gaza sono tutti animali umani e che pertanto l'esercito israeliano avrebbe agito di conseguenza. Queste sono classiche dichiarazioni deumanizzanti, e la deumanizzazione è un passaggio caratterizzante tutti i genocidi che abbiamo visto nella storia dell'umanità, afferma Mariniello. Il pianto difensivo di Israele si fonda invece su tre punti fondamentali. Il fatto che quello di cui lo si accusa sarebbe stato in verità commesso da Hamas il 7 ottobre, il concetto di autodifesa, e cioè che quanto ha fatto Israele a Gaza sarebbe solamente una risposta ad un attacco terroristico subito, e infine che l'esercito avrebbe preso tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo possibile l'impatto della guerra sulla popolazione civile. Non vi è alcuna base per l'affermazione del Sudafrica contro Israele, anzi, non è stata presentata alcuna prova a riguardo, solo l'evidenza di una guerra difensiva, aveva dichiarato il ministro degli esteri israeliano Israel Katz al termine della ring del team di difesa all'Aia. Ma questa narrativa, che è anche la narrativa dominante nei media e nei palazzi del potere del nostro paese, secondo la quale Israele si starebbe semplicemente difendendo contro un attacco da parte di un'organizzazione terroristica, oltre che politicamente insensata per chiunque abbia un minimo di buonsenso, appare anche giuridicamente molto debole, in quanto presuppone di ignorare completamente la storia e il contesto dell'occupazione israeliana dei territori palestinesi. Esiste sempre un contesto per il diritto penale internazionale, e l'autodifesa, per uno Stato occupante, non può essere invocata, chiarisce Mariniello. Israele, insomma, per appellarsi all'autodifesa, dovrebbe cancellare completamente la propria storia di potenza colonizzatrice, più volte denunciata da decine di stati e organizzazioni internazionali, e anche il proprio status giuridico di potenza occupante. Ebbe insomma provare che le 500 pagine pubblicate da Amnesty International e da Human Rights Watch, che descrivono dettagliatamente il sistema di apartheid sui palestinesi e che sono state pubblicate 2 anni prima, il 7 ottobre, non esistono. Dovrebbe anche provare che non esistono le decine di risoluzioni ONU che ne hanno condannato il comportamento in questi anni a Gaza e in Cisgiordania. Come scrive Francesca Albanese nel suo ultimo libro J'accuse, anche il processo di deumanizzazione dei palestinesi, supporto retorico-ideologico alla loro eliminazione, non è certo un fatto nuovo, ma va avanti ormai da decenni. Questa definizione di animali umani, scrive, in realtà è il prodotto ultimo di un processo di disumanizzazione del quale il popolo palestinese è vittima da tempo. I sostenitori di Israele hanno elaborato narrazioni che ritraggono i palestinesi come una minaccia esistenziale per il popolo ebraico e le rivendicazioni palestinesi per il riconoscimento dei propri diritti individuali e collettivi
sanciti da trattati internazionali universali e da centinaia di specifiche risoluzioni dell'ONU sulla questione israelo-palestinese, come una sfida diretta alla vita stessa di Israele. Come spiegano gli studiosi Nave Gordon e Nicola Ferugini, continua Albanese, Israele giustifica l'uso della forza contro i palestinesi, compresi i bambini, presentando l'intero collettivo palestinese come una minaccia intrinsecamente terroristica. In caso il Sudafrica ha anche chiarito, se mai ce ne fosse bisogno, che anche in caso di autodifesa è moralmente e legalmente vietato commettere un genocidio. Insomma, la reazione generale degli studiosi di diritto è stata molto critica nei confronti della performance giuridica degli avvocati israeliani. Il team israeliano ha mostrato debolezza giuridica, ha detto Mariniello, si è concentrata su narrazioni politiche perché la posizione giuridica è indifendibile. Anche l'altro elemento sottolineato dal team israeliano riguardo le misure messe in atto per ridurre al minimo l'impatto sui civili è sembrato più retorico che altro. Il numero esorbitante di vittime civili, infatti, quasi 30.000 in poco più di 110 giorni di guerra, smentisce di fatto in modo plateale queste ricostruzioni. Nel frattempo, anche altri stati stanno decidendo di costituirsi a sostegno di una o dell'altra parte. La Germania, ad esempio, che pure dovrebbe essere uno dei massimi esperti di genocidio, ma che ha anche evidentemente un incredibile fiuto per stare sempre dalla parte sbagliata della storia, ha detto che sosterrà Israele. Il Brasile, i paesi della Lega Araba, molti stati sudamericani, ma non solo, si stanno invece schierando dalla parte del Sudafrica. L'Italia non appoggerà formalmente Israele, la Francia rimarrà neutrale. Si può dire che i paesi del sud globale stanno costringendo quelli del nord a verificare la credibilità del diritto internazionale. Vale per tutti o è alla carta? E i guai per Israele non sembrano finire qui. Il Messico hanno infatti chiesto alla Corte Penale Internazionale, che si occupa invece delle responsabilità penali individuali, di indagare su crimini commessi dagli esponenti del governo israeliano e del suo esercito in questi mesi di guerra. In una dichiarazione rilasciata il 18 gennaio, Cile e Messico hanno dichiarato che il loro deferimento alla Corte era dovuto alla crescente preoccupazione per l'ultima escalation di violenza, in particolare contro obiettivi civili, e la presunta continua commissione di crimini sotto la giurisdizione della Corte. Il deferimento presentato da Cile e Messico fa seguito a quello di Bolivia, Sudafrica, Djibouti e Comore, che a novembre si erano rivolti alla Corte chiedendo al procuratore Karim Khan di indagare sulla commissione di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio in Palestina. Anche prima degli attacchi in corso su Gaza, iniziati il 7 ottobre, le organizzazioni palestinesi per i diritti umani avevano ripetutamente invitato Khan a rilasciare dichiarazioni preventive per scoraggiare la commissione di ulteriori crimini da parte dell'occupazione. Queste richieste, insieme a quelle per accelerare le indagini, sono però state ignorate. Prossime settimane vedremo come evolveranno queste indagini. Quello che è sicuro è che dopo tre decenni di sostegno incondizionato di tutto l'Occidente collettivo e delle istituzioni internazionali all'apartheid israeliano, qualcosa si è inevitabilmente cominciato a inclinare. Questo è stato possibile grazie alla determinazione di un paese e di una classe dirigente che la battaglia contro l'apartheid l'ha vissuta sulla propria pelle, vincendola già una volta. Il XXI secolo passerà probabilmente alla storia come il secolo della grande decolonizzazione, ossia di quando finalmente le masse sterminate del sud globale misero definitivamente fine al dominio di una minoranza sul resto del mondo. Per questo abbiamo bisogno di un media libero e indipendente che stia dalla parte giusta della storia. Aiutaci a costruirlo e aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Benjamin Netanyahu.